Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, siccome mancano notizie interessanti, vi porto news dalle promozioni delle diverse case. In questo caso, oggi avete visto il titolo, parliamo della BMW che, tra virgolette, recentemente, diciamo, ha fatto partire una promo interessante che riguarda la sua Naked Media, la F900R 2024, no? Una promo interessante che fondamentalmente vi omaggia del pacchetto Active, che è un pacchetto con un certo costo e con all'interno delle estensioni software molto interessanti, no? Diciamo una promo tra virgolette alla KTM, presente KTM quando vi regalano il tech pack, no? O cose simili. Ecco, BMW fa promozioni del genere anche per quanto riguarda le sue moto in gamma. Ci sono altre promo che riguardano altre moto della BMW attive. Partiamo con questa dell'F900R, in quanto in Italia ho notato nella classifica del mese di aprile 2024, che vi ho portato pochi giorni fa, che c'è un grosso interesse per quanto riguarda il segmento delle naked media, no? Dove troviamo la MT-09 2024 dentro le top 10 più vendute nel mese appena trascorso, quindi vuol dire che c'è interesse comunque non soltanto per le crossover come al solito o le enduro stradali, ma anche per le naked media. Quindi mi sono detto, magari insomma, se tanti sono interessati alle 2009, può essere che magari c'è interesse proprio nel segmento delle naked media. Poi, visto anche Kawasaki, quanto sta vendendo bene la sua Z900, insomma, potrebbe essere interessante anche secondo me. Questa promo che riguarda l'F900R, una moto che io ho provato 2 anni fa circa e che mi era piaciuta, l'F900R, criticata molte volte comunque dagli appassionati, anche da parte mia forse anni fa, se ricordo bene, una critica l'avevo fatta per il discorso motore, perché il motore, ragazzi, delle 900 è fornita dalla Longines, no? La Longines Motor. È un'azienda cinese, quindi sì, su queste moto BMW monta un motore, tra virgolette, se vogliamo, cinese, però dopo che l'ho provata, la moto mi era piaciuta, cioè nel senso, per motore, cambio elettronico, mi ricordo però era una versione demo quella che avevo provato io, quindi ci stava, non era perfetto, anzi era, sì, forse era cambio elettronico quello normale, comunque la prova c'è sul canale, se vi interessa, non era perfetto, precisissimo, però la moto in generale comunque mi era piaciuta. Non pesantissima, bella comunque nelle linee, una buona potenza, una buona coppia, anche delle buone sospensioni. Insomma, una moto fatta bene, con una bella strumentazione. E dicevo, è una moto che poche volte, ecco, prendiamo in considerazione magari quando si parla di naked media, no? In genere parliamo sempre della KTM 890 Duke, adesso la 990 Duke, Mustang 950, Street Triple R, RS, Z900, MT-09, queste qua sono le naked media che in genere comunque si prendono sempre come riferimento, no? Ma c'è anche l'F900R, che se vogliamo, qualcuno potrebbe dire magari non la inquadro come naked media, no? Per via della potenza massima, che è quella più bassa rispetto a tutte le altre concorrenti naked medie, però in realtà il motore, essendo 900, come coppia equipara per esempio una Mustang 950 oppure proprio la MT-09 2024 per coppia. Poi ha il difetto comunque del peso, della potenza massima, però ecco, come moto si può inquadrare come naked media, non come quel segmento limbro entry level medie come la Hornet o come la 790 Duke, perché quello è un segmento un pochettino inferiore. Comunque ragazzi, a parte questo, la promo cosa ci dice? La vedete qui di fianco, questo è il banner presente nel sito ufficiale BMW Italia, ci dice che fino al 30 giugno 2024, 36 2024, insomma, per chi acquisterà l'F900R avrà il pacchetto Active compreso nel prezzo, in omaggio, no? E il pacchetto Active dei 4 pacchetti per l'F900R, probabilmente è quello più interessante perché contiene al suo interno il cambio elettronico up e down, che da solo costa tipo un 400 euro. Poi modalità di guida pro, quindi abbiamo dentro oltre a standard rain e road, c'è dentro anche il Dynamic Pro. E ovviamente si attivano anche gli altri controlli elettronici che sono Dynamic Traction Control, Dynamic Brake Control. C'è il sistema MSR, sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio e l'ABS Pro della BMW. Quindi diciamo che comprate la moto,
E poi insomma ce l'avete bella che pronta proprio anche per andare in giro, cioè nel senso elettronica completa, pacchetto completo più anche il cambio elettronico che è una cosa che io consiglio sempre su qualsiasi moto, addirittura io la metterei pure su 125 se la facessero pagare un 100-200 euro. Questa ragazza è promozione, un risparmio di 730 euro, che non è male più o meno. A memoria costa quanto il Tech Pack, per esempio, dell'890 Duke costava 800 euro, quindi proprio una promozione simile, diciamo, potremmo definirla una promozione alla KTM. Però comunque gli altri pacchetti sono un pacchetto Dynamic con dentro le Dynamic Kesa, che è interessante per le Dynamic Kesa, però c'è dentro poi le luci da attive, una roba del genere. E quindi alla fine secondo me non vale troppo la pena, vale la pena a quel punto prendersi le Dynamic Kesa separatamente, poi c'è il Comfort e c'è il Touring, però secondo me il più interessante è probabilmente proprio l'Active abbinato magari proprio le Dynamic Kesa. Detto ciò, magari vediamo velocemente la moto come è fatta, vi lascio giusto un paio di immagini qui di fianco e ve la descrivo, poi vi dico la moto insomma quanto va a costare. È una moto questa che non si vede spesso comunque nelle classifiche di vendita, anzi praticamente non la si vede mai. Secondo me è colpa del fatto che BMW non ha puntato sulla potenza. Cioè è un motore 900 questo. Tirare fuori 120 cavalli secondo me potevano riuscirci, no? Motore bicilindrico 900. 105 cavalli laddove la mostra 950 ne ha 111, 20.09, 120 e via dicendo. Insomma è proprio la moto con meno potenza, magari per questo può essere meno attrattiva per le persone, no? Meno attraente. Comunque, la moto si può avere in tre diverse colorazioni. Attenzione perché BMW ovviamente fa pagare le colorazioni. La base è la Racing Red con la rossa, che è carina, ma nulla di che. Poi c'è la Triple Black che costa però 260 euro se vi interessa la livrea nera. E la più bella ovviamente è la Sport bianca rossa blu, però 470 euro in più del prezzo della moto in versione base. Quindi bianca molto bella, però sono anche quasi 500 euro in più. Insomma, scelte di marketing e di politica commerciale della BMW che io non condivido, però ecco, molte moto della BMW sono specchietti per allodole come prezzi, no? La R1003 GS che ho provato poco tempo fa, 20.850 e molti dicevano all'inizio, cavolo, 20.850, la vecchia 1250 partiva da 20.350, buono, poi in realtà vai a vedere un colore Triple Black o GS Trophy più 850 euro, cioè quasi 900 euro per le colorazioni, la Tramontana 2006, poi inizi con i pacchetti Dynamic più 1.600 euro e il prezzo da 20.850 magicamente come nulla diventa 24, 25, 26. Quindi ecco, molte volte magari vediamo dei prezzi allettanti in casa BMW, però poi venne il configuratore, ci mette dentro il colore, vi dicendo, e poi il prezzo poi va alle stelle. Però tra diverse colorazioni, la più bella secondo me ovviamente è quella bianca, la Sport. Come moto, come è fatta? Dunque, come design a me piace onestamente, è un po' diversa. Magari la parte anteriore, il faro LED, non è il massimo, ma la parte laterale, il serbatoio, secondo me ha delle belle linee, ecco, secondo me è un po' un mix di idee, di concetto, tra uno stile occidentale e un po' un'influenza magari orientale nella parte anteriore. Cioè la moto comunque non è brutta, assolutamente, a me piace abbastanza, cioè è una bella moto secondo me, più bella rispetto alla vecchia MT-09 2023 per dirne una. Come motore bicilindrico 895 di cilindrata con una potenza di 105 cavalli a 8500 giri, mentre la coppia 92 Nm a 6500 giri. Si può, volendo, avere questa moto anche in versione depotenziata a patenti a 2. Peso 211 kg in marcia. Altezza sella, ci sono un mare di opzioni, ma di base parte da 815 mm, quindi sella bassa, ma si può avere anche più bassa volendo, e serbatoio 13 litri. Deficit di questa moto, difetti, mi stavo un po' arenando sulla parola, di questa moto sono, magari il serbatoio, la capienza non è esattamente il massimo, no? 13 litri, si poteva magari fare un pochettino di più, no? In ottica viaggetto, a medio raggio, non è una moto da viaggio questa, però uno vuole fare un'uscita, 13 litri, magari come capienza non è il massimo. La potenza massima, perché 105 cavalli, ripeto, è meno di tutta la concorrenza. Cioè, la MT-09 119 cavalli, la
la Z900 125, queste triple anche lei sopra 120 cavalli, e la Mostra 950 111 cavalli, però guadagna in coppia, perché la coppia è la stessa praticamente della Mostra 950 e anche della MT-09 2024, quindi potenza va bene. Alla fine sono 6 cavalli in meno rispetto al motore della Monster e nessuno si lamenta del motore della Monster 950, e la coppia invece è all'altezza comunque delle concorrenti. Però come marketing, capite, è un po' come il discorso Suzuki GSX 8S 8R, cioè se la concorrenza ha 7 cavalli in più, perché tu ne metti 7 in meno? Poi come vendite la gente dice quella più potenza, vado su quella, perdita di prezzo, no? È un po' il discorso di questo tipo. Poi lato pratico cambia poco, però capite, uno compra la moto e dice prendo quella con più potenza. Il peso invece è un pochettino il difetto. Beh, la moto io provando la memoria mi era piaciuta, però ovviamente pesa anche 20 kg in più rispetto a una MT-09 2024, perché la 09 pesa 193 kg in marcia, questa 211 vuol dire che la moto pesa come la Z900 2024, che però ha un altro motore con più potenza, che ha più coppie. Niente di ingestibile, niente di preoccupante anche per le ragazze. Sono più, cioè, a meno che uno non vada in pista, a meno che uno non vada sul passo di montagna in stile MotoGP, 10 kg in più, 10 kg in meno, 20 kg anche magari, la differenza sì, si avverte perché 20 kg non sono 2 kg, però lato pratico in tanti la sviano lì dicendo che la stabilità della moto come sensazione è più alta rispetto a una moto più leggera. Poi io vi ripeto sempre che per un esperto è meglio la moto più leggera, però in tanti con le moto pesanti magari dicono la moto è più stabile. Ci può stare, cioè è un discorso assolutamente che ci può stare, dipende uno da come va in giro, dalle esigenze e via dicendo. Quindi ecco, principali difetti: se vogliamo la potenza massima, magari un 7-10 cavalli in più si poteva fare, e il peso, effettivamente il peso è innegabile, sia un pochettino altino, ecco, 190 kg in marcia magari era già un'altra cosa, 211 è un peso un pochettino altino. E serbatoio magari un po' più capiente. Per il resto telaio, che è in acciaio, sospensioni con la forcella, si sono rovesciati da 43 mm, ma non regolabile nel precarico. Un impianto frenante con doppio disco anteriore, 320 mm, con pinza radiale a 4 pistoncini, e a posteriore un singolo disco da 265 mm con pinza singolo pistoncino, gommata 120, e a posteriore un 180 ABS che è presente. La strumentazione TFT 6.5 pollici. Faro ovviamente a LED, e di serie due radi mod che sono il Rain e il Road. Ora, la moto quanto costa? Nella versione di livrea rossa, la Racing Red, quindi la versione base, la moto parte da 9.650 euro, no? Questo vuol dire che fino al 30/6/2024 a questa moto, a questo prezzo, avete in più a gratis anche il pacchetto Active, vi guadagnate il cambio elettronico up e down e i riding mode pro e anche l'MSR che serve, cioè tanti comunque dicono che serve, e l'ABS pro e anche il dynamic traction control, il dynamic brake control, quindi un pacchetto elettronico bello completo, e secondo me è da approfittarne, ecco. Però una cosa magari ve la consiglio io: abbinateci le Dynamic ESA, sospensioni elettroniche, perché lì le cose diventano interessanti. Perché alla fine prendiamo la versione base, la rossa, no? 9.650, pacchetto Active compreso nel prezzo, aggiungete 400 euro circa da configuratore e abbinate le Dynamic ESA, così avete una naked media con sospensioni elettroniche che a quel prezzo la concorrenza non riesce ad offrire su nessuna moto, no? E quindi io vi consiglio questa configurazione: moto, pacchetto Active, compreso nel prezzo, più le Dynamic ESA ve le consiglio. Cioè, alla fine, invece che comprarvi il cambio elettronico perché è compreso questo pacchetto gratis, vi comprate le Dynamic ESA, che quelle veramente sono fighe su tutte le moto della gamma BMW. Da questo video, ragazzi, è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa promozione, se vi può interessare, se non vi può interessare, se adesso rivalutate magari la F900R con questa promozione
Se magari prima non la valutavate, adesso magari la tirate in ballo, magari in un confronto, in un possibile acquisto futuro tra una Naked Media e questa BMW. E se avete magari comprato o provato l'F900R, come vi trovate, pregi e difetti, e via dicendo. Secondo me è una bella moto fatta bene. Non preoccupatevi per il motore cinese, ragazzi, per carità. Perché penso che sia il motore anche della 900 GS che devo provare. Poi la prova è balzata e anche di quella moto comunque ne parla molto bene. Poi la proverò più avanti. Quindi il motore è un motore affidabile, ragazzi. Cioè, la 900R, la 900 XTR comunque. La fanno da un bel po' di anni, anche la 850 GS che ho provato io 2 anni fa, e nessuno comunque ho visto lamentele del discorso motore, vi dicendo. E la moto è fatta bene, in particolare, magari è un po' diversa da vedere nel traffico rispetto o in montagna, anche rispetto alle classiche giapponesi. E comunque è una BMW, cioè, anche perché guarda il marchio, 10.000 euro circa avete in mano comunque una BMW. Per qualcuno può dire niente, per qualcuno invece può dire tanto. Da questo video ragazzi è tutto, saluto come sempre Erika, e magari poi nei prossimi giorni vi porto video da altre promozioni e vi ricordo che se questa volta va tutto bene, non come l'altra volta la BMW con la 900GS con la prova annullata perché la moto si è scoperta che non era disponibile in demo e nessuno mi aveva avvisato, dovrei provare la nuova Suzuki GSX-S1000GX sabato se tutto va bene. Quindi poi, in teoria, se tutto va bene, sabato e domenica i vari video sul canale. Da questo video è tutto e noi ci vediamo in un prossimo. Ciao ragazzi!